Ed ora con la nostra Margherita Basso ci spostiamo in Veneto, nella mia regione. La regia del servizio è di Luigi Gorini. Che cosa succede in Veneto? Andiamo a vedere. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? La Regione Veneto, sempre attenta alle esigenze del turista, promuove anche quest'anno la vacanza attiva. Siamo sul Monte Grappa, al centro della pedemontana veneta, una zona estremamente ricca di arte, storia, cultura, enogastronomia, ma anche natura e sport. I believe that fate has brought us here and we should be together, babe. La pedemontana veneta è una zona che offre molti motivi di interesse, ma quali sono i principali? Tantissime opportunità. Abbiamo le città d'arte, le città murate come Bassano del Grappa, Marostica ed Asolo. E poi grandi artisti quali Palladio, l'architetto. Per il palato i prodotti tipici. Abbiamo l'asparago di Bassano del Grappa, la ciliegia di Marostica, il prosecco dei Colli Asolani e l'olio extravergine veneto. Oltre agli aspetti culturali ed enogastronomici, quali sono gli sport che caratterizzano la vacanza attiva in questa zona? Questa è la meta ideale per gli appassionati delle due ruote. Dal cicloturismo, la mountain bike, il mototurismo, il trekking, il nordic walking, gli appassionati di speleologia possono trovare dei luoghi ideali. Non dimentichiamoci le correnti ascensionali del Monte Grappa per il volo libero. Questa è una meta ideale comunque per le famiglie e per chi vuole praticare gli sport. Perché questa zona si presta ad essere particolarmente adatta a praticare il volo libero? Il motivo principale è l'accessibilità della zona, delle strutture, dei decolli e degli atterraggi. Un'altra ragione importante che ha reso celebre il nome del Grappa nel mondo è la manifestazione che teniamo qui a Pasqua, che vede la partecipazione di 250 piloti ogni anno e provengono da circa 30-35 nazioni. Probabilmente il motivo principale invece è l'aerologia della zona, il fatto che le condizioni dell'aria permettono dei bei voli sia a chi sta imparando, sia a chi invece è già bravo e vuole fare voli più lunghi, arrivano fino a 200 km. E poi anche la zona da qui fino a Cima Grappa ed oltre è ancora poco urbanizzata, capita spesso di volare con le aquile o di sorvolare i camosci e quindi anche questo è un plus che è raro trovare in giro, insomma.